Certo, adesso non hanno la luce e nemmeno c'è una luce che li ha amati. Zoppicavano dentro una rissa becera tra pochi anni e l'Eterno. E l'Eterno ha perso. Chiunque tu sei, dismette la certezza che la vita è stato il loro momento migliore. È un vicolo comunicativo, cioè quasi un tessuto, un certo senso di colpa anche per chi non ce l'ha. In questo, da questo punto se ne esce, diciamo, che i morti siano nel frattempo abbiano recuperato parecchio di vedere ad Arredi. Dico espressamente, però mi piacerebbe che una persona meno abilitata a parlare di un libro è sempre l'autore, una persona come a priori, no? Non lo so, io penso che il tema è che io ho sempre cercato di affrontarlo, di pensarlo, perché quando è prima si pensano, in assoluta serenità, ecco, cioè non, penso che faccia parte della vita pensare anche a quello che ci succederà o è successo già ad altri. Per cui in questa estrema serenità non so, ecco, chi è più cattivo e chi è meno cattivo, forse siamo cattivi tutti e due uguali, siamo buoni tutti e due uguali. Uno cerca sempre, che forse un po' un pezzo novecentesco, cerca sempre di scrivere qualcosa che vada oltre se stesso e oltre quello che chi sta facendo in questo momento, cerca sempre di scrivere qualcosa con cui si illude di parlare di un momento successivo a sé, al tempo che vive. È un po' un'illusione forse che, cioè, da dire che è un'illusione che ci fa bene e continuare, forse non è tanto neanche un'illusione. Io non sono stato per niente chiaro, però e ci provo, Grazie. Io volevo soltanto aggiungere questo, che io ho sempre letto fino alle Olimpiadi del 40, intendo, eccetera, si ha davvero l'impressione in questo tuo libro che ci sia davvero un gesto sempre più spietato dell'io nei confronti di se stesso. Cioè questo è veramente come del resto però riconosco anche agli altri due poeti, cioè come dire l'io che non risparmia niente e rimette, per questo quindi per giustificare la scelta di tre più giovani, ma anche giustificare la scelta, cioè sono i vostri tre libri che non risparmiano niente al proprio lettore. Sono tre libri, pur di diverse generazioni, ma che rimettono in gioco fortemente la vostra poesia. Questo è un segno non solo di grande vitalità e qualità, ma anche di grande onestà nei confronti del lettore. Cioè, io sono ringraziati. No, ecco, io diffido sempre, parlo da lettore, no? Io diffido sempre quando un autore diverso, a qualsiasi epoca appartenga, fa troppo capire che parla di sé, cioè la parola, cioè l'io mi piace, ecco, nel senso che facciamo una fatica poi ad assimilarlo. A me fa proprio una cosa, fondamentalmente, non soltanto nella letteratura, in tutto, l'enfasi, no? Cioè in musica l'enfasi spesso è vicinissima alla stecca. Essere, come tu dici, spietati, io penso semplicemente che nei confronti di noi stessi dobbiamo avere una frontalità, una lucidità, non so se poi sia pietoso o meno, ecco. Però se io sono capace di io divento pietoso, se invece lo prendo per quello che è, cioè per è così per pochissima cosa, cioè la coscienza cosa è, non lo so. Io ero
ho sempre rifiutato, ecco, non, cioè da non, anche e non autorità lettore, dove l'io è sovrabbondante, ci vedo sempre delle enfasi, ci vedo sempre delle enormi autolesioni volute in quanto tali, ecco, un'autolesione se ci deve essere non deve essere voluta in quanto tale, altrimenti è facilissimo poi dopo cadere nel teatro, ecco. Per cui da questo punto di vista sono, sì, sono d'accordo con te, penso, cioè penso di essere trovato, ma non so, se non ci riesce non si sa. Bene, grazie Mario. Grazie.